ci sta. Ma è possibile che all'uno meno un quarto di un giorno la rivista è posta in scatola? Sagnò, sapete come sono detto quelle caglie la sera? No. Gli avevo passata mezzanotte. Passata mezzanotte? Ma perché? La sua aiuta Luca quando si è ritirata da un vicino studente. E perciò, sennò, hai fatto un poco tardi stamattina. E qua se la vedi come se la fa. Anche perché tu non puoi dormire più qua fuori. Perché questa qua è una camera di passaggio. Lo so. Poi non posso dire niente anche Don Luigino, perché qui lo sa come mi corrisponde. Meglio fattate sta camera e mi posso ritirare quando mi pare piace. Ben trovati, oggi puntata di Viaggio in Molise a Colle Torto per parlare di teatro popolare. Infatti è stata organizzata la seconda edizione di Frammenti di Teatro, teatro dialettale, edizione anche questa organizzata dal comune di Colle Torto in collaborazione con un'associazione di Santa Croce di Magliano. Sono coinvolti 4 paesi e vi mostriamo tutti in questo servizio. Se non costa niente, non vi preoccupate. In giornata vi mando l'operaio e cogliamo tutte le cose. Grazie. Mi serve altro? No, è così. Te l'ho detto. Potete disporre di me liberamente. Stiamo facendo le cose. Grazie. Siete così gentili, non c'è. Ma che c'entra, donna Teresa? Voi sono 12 anni che state dentro a casa mia. E sapete la stima che avevo per la buona anima di vostro marito. È quello che tengo per voi. Con le telecamere di Telemolise rincontriamo il presidente dell'associazione Scime Sempre Noi, Giuseppe Cappiello. L'altra volta abbiamo parlato di questo connubio con il comune. Riparliamo del connubio, ma parliamo anche di un bilancio a questo punto. Beh, il bilancio è sicuramente positivo. Abbiamo iniziato lo scorso anno tra mille difficoltà, però con tanta voglia di far bene. Grazie all'amministrazione comunale di Colle Torto, con al capo il sindaco Fausto Tosta e l'assessore, la presidente del consiglio Michelina Spina, abbiamo voluto fortemente questa rassegna. Abbiamo cominciato forse un poco in sordina, però poi c'è stato un crescendo, magari pure la gente che non è troppo avvezza al teatro, però poi alla fine abbiamo avuto un grosso riscontro e quest'anno veramente questa è una serata particolare, perché effettivamente abbiamo anche un poco di nostalgia perché è finita questo secondo anno. Abbiamo avuto dei gruppi bellissimi, bravissimi, delle regioni limitrofe, perché il nostro progetto era interregionale, teatro dialettale interregionale, e proprio per via delle nostre regioni limitrofe che hanno gli stessi nostri problemi, che sono cominciati purtroppo con un evento tragico, con il terremoto, quindi non dimentichiamo, abbiamo preso sia gente della Campania, perché non dimentichiamo sicuramente il terremoto dell'Irpinia dell'80, e poi con quello nostro del 2002 e questo purtroppo dell'Abruzzo. Quindi abbiamo voluto fortemente misurarci con altre realtà e arrivare direttamente al cuore della gente con il teatro, soprattutto col teatro di piazza, perché qua purtroppo abbiamo un altro problema. Le strutture sono poche, noi ci dobbiamo arrangiare. Abbiamo deciso che Michele è in grado di uscire dal manicomio. Questa è stata una grazia di Sant'Antonio. Ma quando arriva? Quando arriva? Quello mo mi sta aspettando nel caffè sull'angolo con un mio collega. Sono venuto prima io per prevenirvi di tante cose. E quello vostro fratello si è guarito. Ma non si trattava di pazzia vera e propria. No, ma di una questione mentale dovuta alla paralisi progressiva che finì il vostro padre. In altri termini, atavismo. Atavismo. Ha funzionato la sinergia con il comune, ha funzionato la sinergia col pubblico che è stato numeroso. Tra i vostri obiettivi c'è anche quello di coinvolgere giovani per nuove compagnie? Sì, sicuramente sì. Noi ringraziamo innanzitutto, come dice lei, il pubblico che ci è stato sempre vicino. Noi siamo partiti da una realtà, noi non siamo di Colle Torto ma siamo di Santa Croce di Magliano. Ripeto, devo dire che noi a questo punto ci sentiamo veramente di Colle Torto, gente di Colle Torto, perché ci hanno accolto benissimo. Per quanto riguarda l'altra sua domanda, sì, sicuramente. Noi direttamente come gruppo ci stiamo rinnovando, stiamo immettendo forze fresche. Stasera stessa vedrete 4-5 ragazzi giovanissimi, molto bravi, e che alcuni si cimentano per la primissima volta, altri hanno fatto qualche altra rappresentazione, ma sicuramente garantisco per loro. Ma
Di riprendere tutti i miei affari, Teresina, anzi so che te volevo dire per la mia bella sistemazione, Teresina. Io mi voglio sposare, Teresina. Tra gli attori a Colletorto sicuramente uno dei ruoli d'onore spetta a Nicolangelo Di Cursi dell'associazione Scime Sembra Noi, una bella manifestazione seguita in tutte le fasi, anche nel montaggio delle scene. Certo, noi la nostra opera non è solo quella artistica finale della rappresentazione vera e propria, ma ecco, come vi può vedere, insomma, siamo noi che creiamo le scene, creiamo poi le luci, creiamo tutta quella struttura che poi ci permette di rappresentare quello che portiamo in scena, e quindi questo ci dà più forza, ci dà più orgoglio, perché alla fine sono cose fatte tutte da noi e quindi le sentiamo più nostre e ci divertiamo di più, ci appassioniamo di più a quello che poi è il risultato finale di una rappresentazione teatrale che ormai ci porta avanti da tantissimi anni. Noi abbiamo iniziato nell'83 a fare teatro, abbiamo iniziato con le nostre rappresentazioni in dialetto di autori locali, Pietro Mastrangelo, Raffaele Capriglione, ed ora siamo passati ad autori più classici. Questa sera rappresenteremo a Colletorto un'opera molto bella di Edoardo De Filippo, e quindi noi siamo orgogliosi di essere arrivati a questi livelli, anche se dobbiamo sempre rimarcare il fatto che siamo una compagnia amatoriale di appassionati, non siamo professionisti, però quello là ci permette di essere orgogliosi del nostro lavoro. Signorina, che bellina! Era mezz'oretta. Mia sorella Teresina si vorrebbe sposare a papà vostro. E papà? Penso che non troverete difficoltà, voi specialmente, signorina Evelina, troverete una seconda madre, quelle Teresina è buona come il pane. Va bene, ma io che c'entro? È tutto al più papà. Ho capito, tutto al più papà, ma ci dovete parlare voi con papà. Vedremo da qua sto padre Monica, quella mia sorella Teresina ha preso proprio una cotta per Don Giovanni. Veramente. Teresina! Dunque, siamo d'accordo. Sì, io vado a rendere ciò di che papà. Guarda, vedi tu qua, dici sì. Che vuoi fare una vacanza da sto matrimonio. Avete sentito? Ma che sarà una gioia per tutti quanti. Ma che bella cosa, vado proprio con te. Orgogliosi anche perché poi si recita in dialetto. Sì, in dialetto, questa è una scelta secondo me fondamentale che dall'inizio abbiamo scelto di fare questo, proprio perché per portare in giro le nostre origini, la nostra storia e quello che poi, tant'è che le nostre rappresentazioni noi trattiamo liberamente da quella, nel caso di stasera ditegli sempre di sì, ma cerchiamo di portarla nei nostri posti, nei nostri luoghi, con le nostre usanze e costumi, quindi la cosa la sentiamo veramente nostra, anche se chiaramente ringraziamo sempre l'autore che ha creato questa bellissima opera che è sempre il grande Edoardo. Quale sarà la prossima opera che andrete a interpretare? Beh, adesso portiamo questa qui, ancora stasera terminiamo questa bellissima rassegna a Colletorto, che è Frammenti di teatro, che sono 2 anni che ci vede qui protagonisti, quest'anno anche come rappresentazione nostra, e quindi siamo orgogliosi di essere stati in grado di organizzare questa rassegna. Abbiamo ancora 2 date importanti, che è Sant'Elia a Pianisi il 23 agosto e poi Santa Croce di Magliano, che è il nostro paese di origine, il 26 di agosto. Dopodiché aspettiamo con impazienza le date di Bari, perché noi con il gemellaggio che Colletorto ha avuto col comune di Bari, l'anno scorso siamo stati protagonisti tra virgolette al Piccini di Bari con un'altra rappresentazione, e quest'anno contiamo di ritornarci con questa di quest'anno, per poi sperare anche di andare in quel di Milano, così come si dice, speriamo di essere presenti, per poi ripartire l'anno prossimo con una nuova e speriamo così bella rappresentazione. Amico tuo ha passato un guaio. Che guaio? Ha rubato 30.000 lire. Rubato, ma che c'entra? Rubato. Ma i soldi erano i tuoi. Ma no, ma io mi sono servito dei depositi che mi credo. Ho capito, entra, ma i soldi non erano i tuoi, quindi l'ha rubato. E se ci sta la parola giustetta, lei lo so. Io già parlavo che parlo giustetta. E poi sono proprio. Che amici, non c'è di tutto sul grande, no? Dice che la voce da tanti amici. E certo, non presto i soldi, a quello voglio con te. Certo, non me lo aspetta. E qua ti ringrazio di Milani, qua ti ringrazio di Cielo. Poi si può cantare a migliaia di lire,
Ma vedi che gesto spontaneo! Ma brava, ma brava, lì! Ma dove va scappando, quindi? La mica è quasi messa a disposizione così qui! Facciamo! Ma quale c'è? Dalla risolta che la pulizia si pigli, si pigli. Delle regioni coinvolte in questo progetto, il Molise come sempre è quella più piccola, mentre soffre di solito il fatto di essere più piccola col dialetto, però diciamo che siamo alla pari delle altre regioni, cioè ci difendiamo e il nostro dialetto viene capito anche dagli altri. No, no, sicuramente sì, noi l'abbiamo portato, noi facciamo teatro come compagnia, siamo sempre noi da un po' di anni e l'abbiamo portato il teatro anche fuori regione. L'anno scorso per esempio siamo stati a Bari, al Piccini di Bari, e non abbiamo avuto assolutamente nessuna difficoltà con il nostro dialetto. Effettivamente puntiamo molto sul dialetto perché noi poi siamo così, noi siamo gente semplice che cerchiamo per la gente molisana parlare in dialetto è segno di amicizia, di affetto, quindi noi cerchiamo di portare il discorso dall'italiano in dialetto proprio perché ci sentiamo, vogliamo coinvolgere la gente, insomma. E infine è prematuro perché manca un anno, però dopo il successo di questa seconda edizione possiamo parlare già di una terza edizione sempre in collaborazione col Comune. Noi speriamo di sì, dicevo prima che questa è una serata in agrodolce bellissima perché è un coronamento di un progetto biennale, però insomma, finisce. Noi speriamo fortemente che l'amministrazione comunale di Colletorto possa, chiunque essa sia, possa dar seguito a questo nostro progetto, perché la cultura, il teatro è segno di quello che siamo. Noi rappresentiamo spessissimo scene di vita e quindi queste scene di vita è giusto che hanno una continuità. Vorremmo farlo sia qui, magari anche in altri posti, ma sicuramente Colletorto ci ha accolto benissimo e cercheremo di continuare in questo comune. Donna Teresì, ha qua Don Giovanni mi ha parlato pure del prossimo matrimonio e io ho accettato con tutto il cuore. Ma voi non sapete, Don Giovanni, quando ne avete fatto con te? Ma pure me, ma sai. Importante il supporto della provincia per la manifestazione, ma a questo punto, Presidente, è importante anche la manifestazione per la provincia, visto il successo. Ma io sono qui questa sera perché ho avuto l'invito ad assistere a questa serata di teatro qui a Colletorto e quindi ringrazio per l'invito l'amministrazione comunale, la Presidente del Consiglio, la signora Michelina Spina, per questa serata che si ripete, già sono tre serate, questa è la quarta, di una stagione teatrale molto interessante, soprattutto di artisti nostri, talenti della nostra provincia, ecco perché la provincia è vicina a queste manifestazioni, che riteniamo che la cultura è importante per lo sviluppo del territorio ed ecco perché crediamo nei nostri talenti, li vogliamo valorizzare, lo stiamo facendo sia per il teatro, sia per la musica, sia per il cinema, sia per tante altre cose, per la poesia, ci crediamo anche in un momento particolare di ristrettezza economica, ma crediamo che oltretutto diamo anche lavoro, insomma, quindi questo è molto importante. Poi una forza in più è quella che si parla in dialetto ed è proprio una conservazione delle tradizioni. Ma conservare la nostra identità attraverso il nostro dialetto che poi racchiude quelle che sono la nostra storia, le nostre tradizioni è ancora più significativo. Conservare il dialetto è molto bello e penso che tutti, ecco soprattutto i più giovani, devono comunque conoscere il dialetto, le loro origini perché è molto importante. Quello che succede nel teatro può succedere nella vita, diciamo. Facile esempio. Due amanti si danno appuntamento in un albergo per stare tranquilli. E là chi capita? Chi cosa? Il marito tradito. Scusa. La moglie. Vieni amore, qui staremo tranquilli. Oh. Arriva il marito tradito. Che mia moglie! Buon cielo! Mio marito! Traditore! Oh. L'amante scappa! La moglie! Il marito tradito spara! La polizia! In nome della legge! Siete tutti in arresto! Certo, che lui è qua per ragionare, se no già dice il corso. Allora, tu hai detto che Olga è la tua fidanzata. Oh, e perché è scappato? Chi trasci? Chi esce? Perché tu hai fatto trovare Olga? Volete spiegare cosa per noi? E quando dici dove è che stai in passando? Quando ti hanno dispiace? Mica, io voglio il ruolo. E va per ruolo, se la capo. Ho capito, ma non c'è una buona. E poi mi rimpallano. Ci volesse un bel tempo.
Moderne di 250.000 lire. Allora sì, come ne sta detto? 250.000 lire. Mica, sono ricco e fatto te. Buono. E 250.000 lire. Mo, non lo prendiamo che mi ha sposato perché sono ricco. Guarda quanto ha biglietto 1.000 lire. Sono tutti miei. Madonna, ma vedi che fortuna. Ma che? Questa fosse una bella botta. Ma vedi che bella botta. Ma guarda, ma fa piacere. Ma vedete, ma quello voglio, ma ti accorgi tutti i fatti su. Quando si parla di estate, di eventi importanti, si immagina la costa. Invece siamo all'interno con il sindaco di Colletorto per testimoniare il successo di un grande evento. Sì, siamo alla seconda edizione di un evento non solo importante, ma è molto interessante perché sono ospiti e sono stati fatte delle edizioni, dei spettacoli che riguardano il dialetto di ogni regione. Quindi è stata una cosa che arricchisce dal punto di vista culturale e poi è stato un successo perché la gente comunque è venuta anche dai paesi limitrofi e per noi è stato veramente molto bello avere questa iniziativa qui a Colletorto. Spesso bisogna inventarsi di tutto per accontentare i propri cittadini, questa volta con un semplice dialetto si è riusciti a farli contenti. Sì, noi ci stiamo provando in tutti i modi, ho l'occasione pure di dire quello che è successo in questi giorni, perché in questi giorni abbiamo avuto anche 3 delegazioni europee, della Polonia, di Malta e della Francia. Noi ce la mettiamo tutto per attirare quanto più possibile gente nei nostri territori, per valorizzarli e per farli conoscere anche all'esterno e soprattutto in Europa. L'iniziativa del teatro è una cosa che è interregionale ormai e quindi ci consente di farci conoscere, di far conoscere anche la parte interna della nostra regione. E quindi Colletorto potrà diventare anche città d'arte. Beh, ci siamo, su questo voglio fare un altro appunto che è un altro impegno che ci siamo presi e ci stiamo preparando a far diventare la nostra torre angioina che appena sarà completata chiederemo di farla entrare e di farla diventare patrimonio dell'UNESCO. Ha tutti i requisiti, dobbiamo ancora migliorare l'esterno della torre ma appena sarà finita faremo anche questo. Quindi ci candidiamo sicuramente a rappresentare qualcosa di importante. Se la porta era aperta, ci sta la signora Teresina? Certo, io sono il fratello. Ah, piacere, io sono Olga, l'amica sua. Ma volessi vedere un momento? Ui, e voi siete la signorina Olga? E tenete un fidanzato che si chiama Ghetto? Sì. Bravo, mi congratulo, un sposo tuo ha fatto un taglio di 250.000 lire. Ma che piacere! Come? Dicete qui le mostre, mi fa tutto fondendo su qua, mi fa tutto bene, mi ha fatto 250.000 lire, guarda quanta so, e mi ha fatto vedere un sacco di 1.000 lire. Ma non è bello, piacere, fa cosa la faccia, ti ha fatto tutto con le tue. Come fate le mutare? Mamma mia, aiutate! Mamma, non lo vuoi? Voglio, aiutate questa Teresina! 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 Aiutami a questa maglietta! Tere! Ma sposi mi ha fatto terra! Ha venuto 250.000 lire! E dove? E dove? Io non mi sento tanto bene! Ma questa cagnata è venuta! L'emozione è stata troppo forte! A pochi minuti dall'inizio dello spettacolo andiamo a incontrare anche Martina, la disturbiamo mentre si trucca. Martina, siamo quasi pronti. Pronti, manca poco all'ingresso in scena e l'ansia c'è, si sente, però appena si inizia tutto passa. Non è la prima volta per te, però l'emozione prima di salire si sente. Sì, è sempre quella, come se fosse sempre la prima volta, un'emozione bellissima. Parliamo di una compagnia amatoriale, ma tu sogni un giorno di diventare professionista? Lo spero, sarà un'esperienza bellissima, poi lavorare in questa compagnia è come essere una piccola famiglia. Ti sei misurata oltre col dialetto anche a recitare in italiano? No, sempre in dialetto, commedia in dialetto. Un invito per i giovani che vogliono partecipare ad avvicinarsi al teatro? Fatelo, avvicinatevi perché è bellissimo. E poi è un modo per riscoprire le proprie radici e la propria cultura. Perché io devo andare da Ettore che devo dividere con lui tutta la gioia? Ma sì.